Io sono una appassionata della letteratura dell'Ottocento, ma non era questo il punto. Parto anche da un fatto abbastanza autobiografico. Ho passato tutta la mia adolescenza e anche la prima gioventù sognando il mondo grande. Non avevo un altro strumento se non la letteratura. In questa letteratura ne faceva parte anche Emma Bovary, come Anna Karenina e tante altre. Quindi era anche una sorta di tributo, se lo vogliamo, perché mi ha accompagnato per tutta la mia adolescenza. Un tributo, anche una sorta di tributo al femminismo, se vogliamo, ma com'è cambiato nel corso degli anni il femminismo e l'emancipazione? Il mio personaggio è nata nel socialismo orale, praticamente non era una donna, anche se aveva creduto che fosse una donna libera. Quando poi, dopo, a cose fatte, ha capito che quello che aveva vissuto era una sorta di patriarcato socialista. Quindi arriva in Occidente e cerca anche, la sua libertà e trova un'altra forma anche di scopre che il patriarcato esisteva anche qui e scopre anche che quel femminismo che ha sognato lei, dove le donne sono dalla stessa parte, dove le donne riescano a fare rete, ma anche non per fare una guerra al patriarcato, perché io sono anche contro queste guerre, sono per un femminismo inclusivista dove noi come madri, soprattutto come donne, insegniamo ai nostri uomini, ai nostri figli maschi di essere femministi.